Cari fedeli, cari fratelli, siamo ancora pieni di amore e di gioia per questo tempo vissuto come Chiesa. Abbiamo vissuto la festa della Natività di Maria, la festa del suo Santissimo Nome, ricevendo tanto amore e tanta gioia, un compendio su Maria, pieno di amore e di grande devozione di questa Chiesa al suo cuore. Fino a l'ultima festa vissuta insieme, che è stata l'esaltazione della Santissima Croce, segno di riconoscimento per ogni cristiano e di identificazione cristiana, strumento di salvezza che conduce alla vita eterna. E oggi siamo qui a meditare questo Vangelo che l'Evangelista Matteo ci propone, nel quale Gesù paragona il regno di Dio ad un padrone che esce per cercare operai volenterosi per farli lavorare nella sua vigna. La vigna di quel padrone è la vigna del Signore, la sua Chiesa, l'assemblea di credenti in Cristo che riconoscono il padrone, lo amano e tutto si donano nel servizio operante e quotidiano. Il mondo e tutto ciò invece che cerca di fermare gli operai, gli uomini, per non andare a lavorare nella vigna santa, nella sua chiesa. La cosa bella è l'instancabilità del padrone, della vigna, che esce continuamente per cercare operai, perché ha tanto bisogno, perché la messa è tanta e gli operai sono sempre pochi. E non sempre quei pochi sono stati degni eredi dei santi apostoli di Gesù. Ecco che il Signore nel tempo, sin dalla prima ora fino ad arrivare all'ultima ora, continuamente è uscito ed esce per cercare operai nuovi, volenterosi, che mettono il proprio servizio per il bene della Chiesa, affinché questa vigna possa portare sempre più frutto. Come detto, ci sono operai della prima ora e operai dell'ultima ora. Ma ciò che deve unire questi operai è la chiamata e la responsabilità alla chiamata, che non deve divenire una pretesa, ma deve essere vissuta come una grazia quotidiana, di vivere quotidianamente nella vigna del Signore, del Padrone Santo, l'unico Padrone che dona quella ricompensa equa e santa per tutti, quel denaro che equivale alla vita eterna, che solo Cristo, unico Pastore, può donare. Ecco che tutti i chiamati devono dover lasciare qualcosa nel momento in cui vengono chiamati a lavorare nella vigna. Devono spogliarsi di se stessi, mettere l'io da parte e rivestirsi di Dio e della sua luce, per mettersi quotidianamente al servizio di questo Padrone Santo che è pronto a donare il suo totale ed infinito amore. Non bisogna mai smarrire l'entusiasmo del primo giorno, l'entusiasmo nel momento in cui si è ricevuti la chiamata. Smarrito l'entusiasmo, che è molto, molto probabile che nel tempo, nella quotidianità, può essere smorzato questo entusiasmo. Ma ci viene in soccorso la catechesi, così chiamata da Gesù. Il messaggio che Gesù ha rivelato a questa donna, a Maria Giuseppina Norcia, che sono sempre parole attuali e vive, che ci possono aiutare quotidianamente a rispondere sempre sì alla chiamata e portare frutto. Questo è l'importante, mantenere vivo l'entusiasmo e non sentirsi, soprattutto i primi chiamati, migliori degli altri, soltanto perché si è ricevuto per tempo la chiamata. La chiamata è valida per i primi, è valida per chi è chiamato dopo ed è chiamata anche per gli ultimi che saranno chiamati all'ultima ora. La paga è uguale. La vita eterna, che deve essere una conquista,
e non potrà mai essere un regalo. Questa è la Chiesa dell'ultima ora, la Chiesa di Cristo, la sua vigna. E questa Chiesa ha bisogno di tanti operai per far comprendere al mondo la diversità degli operai di quest'ultima ora, che deve essere diversa dagli operai che sono stati chiamati nella prima Chiesa, nella prima ora, che purtroppo non hanno saputo rimanere aderenti alla vita di Cristo e ai suoi insegnamenti. Hanno smarrito quello spirito che unisce, per essere rivestiti da uno spirito che disunisce, dall'unigenito spirito che è Cristo Signore. Ecco che Gesù è stato nuovamente inviato dal Padre affinché potesse creare nuovamente la sua Chiesa, rigenerarla nell'intimo, e affinché questa Chiesa potesse portare frutto e la sua vigna potesse brillare nuovamente di frutti d'amore, frutti santi, che insieme producono quel vino buono che Gesù disse: non berrò mai più il frutto della vite fino a quando lo berrò nuovo nel mio regno. Ecco questo regno, la nuova Gerusalemme, regno del Padre che in questo angolo di paradiso è venuta a instaurare. Ecco la sua nuova ed eterna alleanza, che chiude il cerchio e ricapitola tutto in Cristo Signore, colui che dona la vita. Al centro di questa Chiesa, Gesù rimette e continua quotidianamente a mettere al centro la fratellanza, come arma essenziale per vincere contro la tentazione di mormorare contro il padrone e i fratelli. Perché mormorando contro i fratelli si mormora contro il padrone che ha chiamato quei fratelli a lavorare nella vigna, nella sua vigna. La fratellanza deve essere centro della vita di ogni figlio di Dio. Non bisogna pensare alla chiamata del fratello e sparlare del fratello, di come quotidianamente svolge la propria chiamata, il proprio compito, la propria missione. Ognuno deve rimanere concentrato alla chiamata ricevuta, al compito che il Padre le ha affidato, affinché la riuscita di ogni chiamata possa portare frutto per la Madre Chiesa. Nessuno deve poter sindacare l'operato del fratello, ma bisogna guardare prima se stessi, per poi mettersi in discussione e chiedere al Signore come poter svolgere in santità e con vivo amore quotidianamente la propria chiamata. Questo è quello che dobbiamo fare, cari fratelli: mantenere vivo l'entusiasmo e vivere insieme al fratello quella chiamata che porterà sempre più frutto, affinché questa Chiesa possa colorarsi dei colori del mondo, arricchirsi di tanti fratelli, affinché chiunque qui arrivi possa vedere nel fratello il Signore che l'ha chiamato. Questo lo si potrà fare soltanto se si rinasce dall'alto, se si rimane umili e buoni, come umile e buona è stata Maria, colei che ha fatto della sua vita una poesia d'amore, mettendo al centro l'amore per il Signore e l'amore per i fratelli, per i suoi figli, per coloro che il Signore a lei ha affidato per condurli verso la vita eterna, dove l'albero della vita nella sua bontà è pronto nuovamente a donarsi e chinarsi su ognuno. Questo ci chiede il Signore, di cambiare la qualità della nostra vita, della nostra quotidianità, per mettere al centro il suo amore e rivestire il nostro cuore dei suoi stessi sentimenti. Quei sentimenti che hanno spronato il cuore dei primi fratelli che ci hanno preceduto, e sentire in noi lo stesso sprone per fare sempre meglio. Nessuno
deve usare la chiamata ricevuta per coltivare il proprio orticello. Nessuno potrà mai e dovrà mai espletare la chiamata a discapito della fratellanza, mettendo in cattiva luce il fratello e servendosi delle cose di Dio per mettersi in mostra. Questo lo dobbiamo vivere nel nostro intimo come uno sprone e un monito per fare sempre meglio, per rimanere sempre umili e santi e lieti per la grazia ricevuta di poter lavorare e far parte della Chiesa di Cristo. Questo dobbiamo vivere con vero spirito di servizio per mettere al servizio della Chiesa il nostro cuore, il nostro operato. E affinché tutti quanti noi possiamo, soprattutto voi giovani, essere i nuovi evangelizzatori dell'amore di Cristo, quell'amore che ora non viene più vissuto, quell'amore che ora è svilito, quell'amore che è stato nuovamente cambiato con un amore effimero e passeggero. Andate per le vie del mondo a cercare coloro che oziano, così come qui il Signore ha richiamato, nelle tentazioni del mondo, presi da tante cose che il mondo può ora offrire, ma che sono solo apparenza. Andate a ricercare coloro che gozzovigliano in questo mondo, per dire loro: il padrone della vigna è uscito nuovamente, questa è l'ultima ora, venite. Arrivate qui all'Isola Bianca, date il vostro sì affinché il padrone della vigna possa prendervi a servizio e cambiare la vostra vita, e avrete in dote la ricompensa che né il mondo e nessun altro potrà mai darvi, la vita eterna. Ecco il tesoro che il Signore è venuto a portare, quella vita che deve essere amata, vissuta, difesa con tutto noi stessi, affinché si possa nuovamente mettere al centro della nostra vita come unico bene primario quell'eterna vita che nuovamente Cristo è venuto a donarci in questa Chiesa, Chiesa dell'ultima ora, dove all'interno vi sono gli operai chiamati nella prima ora di questa Chiesa, di questo mistero, e gli ultimi chiamati che arrivano e sempre più arriveranno. I primi chiamati siano lieti e siano sempre più entusiasti di essere ancora in questo mistero, di viverlo non come un bene affannoso, ma metterlo a disposizione di tutti coloro che qui arrivano. Essere di esempio affinché possiate incarnare le virtù di Maria e le virtù di Cristo e affinché ci sia un rapporto paritario, fraterno, tra chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo e chi dovrà ancora arrivare, affinché questa Madre Chiesa possa accogliere tutto e tutti, custodirli nel suo grembo materno e donare quella paga che dona pace e sollievo al cuore e all'anima, affinché si possa vivere quell'unigenito spirito che dona la vita. Abbiate in voi gli stessi sentimenti del fratello Gesù, affinché possiate vivere la vera fratellanza, possiate guardarvi negli occhi e vedere nel fratello il fratello Gesù, nella sorella la sorella Maria, e mettere in pratica i suoi, i loro insegnamenti, che sono ossigeno puro per l'anima, affinché il padrone della vigna possa essere sempre degno dell'operato dei suoi figli, dei suoi santi operai, affinché quella veste bianca ricevuta nel battesimo tale possa rimanere, e ritrovarci poi davanti al tabernacolo che è Dio, puri, santi e veritieri, nel nome di Dio, uno e trino, e così sia.